Quanto è importante tenersi informati sulle notizie che arrivano dal mondo, secondo te? Luttazzi diceva: mi stupisco sempre che nel mondo accadono tante cose da poter entrare tutte in un giornale. No, perché abbiamo la sensazione che tutto ciò che ci viene comunicato è precisamente tutto ciò che accade. Non è così. Ma è giusto che non sia così. Il problema è che la sensazione che abbiamo noi è che noi sappiamo tutto, o che comunque possiamo sapere tutto. Invece noi non possiamo sapere tutto, noi possiamo sapere solo alcune cose. E se vogliamo veramente capire come funzionano, queste cose diventano davvero pochissime. Il problema è che c'è qualcuno che in qualche maniera, qualcuno, qualcosa, i giornali, i media, che ci raccontano il mondo, no? E quindi ci dicono quello che succede a Taranto, all'Ilva, ci dicono quello che succede in Val di Susa, ci dicono quello che succede in Cina, in Giappone, in Thailandia. Ce lo dicono, certo, ovviamente per frammenti. Sud America è praticamente scomparso come continente, come parte di un continente. In Canada, che succede in Canada? Sono morti tutti i canadesi, non abbiamo una notizia del Canada. In Alaska? Vabbè, in Alaska so di meno. Cioè, in Mongolia? L'unica cosa che so della Mongolia, io che la capitale è Ulan Bator, ma perché mi serviva quando giocavamo a nomi, cose e città? Per cui la sensazione che invece ti dà la comunicazione è che tu possa sapere tutto, no? E quindi che cosa fa? Diciamo, l'omino qualunque col suo giornale oppure con la sua birra in mano in mutande davanti al computer. Lui, visto che immagina di poter sapere tutto, perché qualcuno gli ha fatto credere che attraverso quei mezzi può sapere tutto, lui ha un'opinione su tutto. E quindi alla fine, non sapendo effettivamente niente, c'ha tutta una serie di opinioni che sono solo pregiudizi, talmente tanto distanti da questioni concrete, che diventano assolutamente dannose. La questione, cioè, per chi un pochino va nei territori e gira veramente, si rende conto ogni volta di quanto sia dissimile e deformata l'informazione. Io arrivai a Taranto per la prima volta, era il 2006 o 2008, qualcosa del genere. Facemmo, beh, spettacolo, perché questo è il mio lavoro, e ci fu anche un convegno. Parlò un ingegnere che disse: ma questa azienda è chiusa praticamente ormai. Ma come chiusa? Ma sì, certo che è in transatlantico, prima di farlo affondare ci vuole tanto tempo, no? Dice: noi provammo tempo fa. Noi sapevamo che inquinava la città, lo sapevano tutti, sapevano quelli che ci vivevano. Il quartiere Tamburi, mi dissero, è un quartiere rosso, che sembra, come dici, un quartiere dei compagni comunisti. No, è un quartiere rosso di polvere, tonnellate di polvere, credo 800 tonnellate di polvere che ricadono sulla città, e in particolare su quel quartiere, ogni anno. Centinaia di morti che, secondo il GIP, il giudice delle indagini preliminari, acclarate come direttamente connesse alla presenza di quell'impianto. Eppure, nel momento in cui il giudice gli ha chiuso gli impianti, facevano i blocchi stradali perché volevano lavorare, morire e lavorare. Capito? E questa è la follia. Allora, questo qua ci racconta: questa è un'azienda che sta chiudendo perché, non c'è, perché in Occidente non c'ha senso che ci abbia una cosa del genere se non c'ha dei forti aiuti di Stato. Queste sono aziende che vengono fatte in Cina, dove la gente può morire ammazzata senza che nessuno gliene frega niente, tranne i loro parenti forse, no? E a un certo punto si alza un signore vicino a me e dice: 5 anni fa, in questo giorno, è morta mia figlia. L'avevamo portata al pronto soccorso, sapevamo che sarebbe morta perché aveva una leucemia fulminante, una cosa del genere. Non chiedevamo che gli salvassero la vita, ma almeno chiedevamo che morisse con dignità. Eppure nell'ospedale non sono riuscito a trovare un respiratore pediatrico per mia figlia di 5 anni. Cioè, le persone lì non chiedono di vivere, chiedono di morire con dignità. Allora, questa cosa qua è difficile spiegarla in una colonna su un giornale, è difficile spiegarla in 6 minuti in televisione, in un servizio, è difficile dirla a un comizio quando cerchi i voti, capito? Per cui è più facile di... Ma penso, faccio sempre l'esempio di Beppe Grillo, non ce l'ho con lui, insomma, per me è un politico come tutti gli altri, per cui non è né meglio né peggio. Però quando lui disse: prima di costruire inceneritori di Parma passeranno sul corpo di Pizzarotti, alla fine l'inceneritore l'hanno fatto. Sul corpo di Pizzarotti non c'è passato nessuno, e qui continua a far sindaco. Chi dice oggi che sì, è vero, hanno fatto l'inceneritore, non potevano non farlo, l'unica cosa è cercheremo di fare in maniera che funzioni in maniera ecosostenibile, ecocompatibile. Per cui, allora, qui proprio banalmente, con i proverbi, tra il dire e il fare. Tanto se il dire lo dico oggi, il fare lo faccio tra 6 mesi, ma chi se la ricorda più quella dichiarazione di 6 mesi prima? Allora, quello che dico io è che se una volta avevamo l'impressione che per capire cos'era la società bisognava drizzare le antenne, oggi per capire quello che succede bisogna proprio spegnere i contatti con l'esterno e andare personalmente lì dove le cose accadono.
Poi, certo, poi centellina anche in rete o sui giornali qualcosa di interessante. Perché figuriamoci, se tu sai chi gestisce quel sito, ma non chi il superuomo, no, chi che so, quelle 10 persone che io conosco personalmente, so come ci lavorano, chi lavora in quella radio, perché io le conosco personalmente e so personalmente che lavoro fanno. Chi lavora in quel servizio per la televisione, perché lo so come lavora, allora lì magari posso utilizzare Desponda come riferimento anche quello. Altrimenti la realtà non è quella che mi raccontano. La realtà è quello che succede. Il problema della realtà è che succede per davvero. Pure se qualcuno la racconta in maniera diversa, o non la racconta, o se la inventa completamente.